Benvenuti ad una nuova puntata di Innovation, il programma che ha l'uomo al centro e la tecnologia tutto intorno e che ha sempre uno sguardo rivolto verso il futuro. Lo so, resistere alla tecnologia è veramente difficilissimo, ma per la prossima mezz'ora staccate il cellulare e smettete di usare Facebook e godetevi di tutti quanti i servizi che abbiamo preparato per voi e che provengono da tutti i paesi del mondo. Se volete rivedere una delle nostre puntate o approfondire uno dei nostri argomenti, visitate il nostro sito www.innovation.la7.it e mi raccomando, non dimenticate la nostra pagina Facebook. Questa settimana abbiamo fatto le cose in grande. I nostri servizi provengono da 7 paesi diversi del mondo. Partiamo da Brema, in Germania, e scopriamo un museo che assomiglia ad un Luna Park. Dalla Germania alla Svizzera, andiamo a vedere come la tecnologia si possa applicare allo sci. Attraversiamo le Alpi e torniamo in Italia, a Milano. Scopriamo le creazioni high-tech della stilista Micaela Metri. E come sempre non può mancare il nostro viaggio nel tempo in compagnia di Ivo May, che questa settimana ci parlerà di cartoni animati. Queste sono alcune delle anticipazioni. Per iniziare però voliamo a New York e andiamo a conoscere Mr. Puff. Perché si fa chiamare così? Perché è in grado di farvi sparire senza lasciare di voi alcuna traccia in un puff. Noi siamo andati a Manhattan, nella sua base operativa, per capire come funziona questo suo strano lavoro. Ci rivediamo tra poco e voi mi raccomando, non sparite. Se stai cercando di scomparire, per prima cosa butta via la carta di credito e usa solo carte ricaricabili. Perché se usi la carta di credito, ti troveranno in un attimo. Secondo, compra una scheda ricaricabile per cellulare. Se hai l'abbonamento, possono tracciare la tua posizione e non hai scampo. Ma la cosa più importante è comportarsi normalmente, mischiarsi alla folla. E non frequentare posti isolati. Resta in mezzo alla gente. All'inizio io cercavo le persone scomparse e lavoravo per conto di investigatori privati, avvocati e giornali. Un paio d'anni fa ho ritrovato un tizio scomparso in una libreria ed ero arrivato a lui violando la sua privacy e controllando la sua carta di credito. Quando l'ho incontrato e abbiamo parlato, gli ho spiegato che il mio lavoro era quello di trovare le persone scomparse. E lui mi ha risposto: se sei così bravo, perché non mi aiuti a sparire? Le grandi città sono un buon posto per nascondersi, ma bisogna stare in guardia da tutte le telecamere di sicurezza. Sono ovunque. Il trucco per scomparire senza lasciare tracce è cercare tutte le informazioni disponibili in rete e cancellarle. Facebook, MySpace e altri siti di questo tipo. Poi bisogna creare false tracce. Ad esempio si possono aprire nuovi profili su Facebook, MySpace, LinkedIn, Bebo o qualsiasi altro e riempirli di false informazioni. Ad esempio puoi scrivere che vivi in una particolare città, mettiamo Roma. Ma in un altro social network puoi scrivere che vivi a Milano. Insomma, se non puoi eliminare tutte le informazioni, almeno cerca di mischiarle e di confonderle. L'altra cosa da fare è aprire un conto corrente. Puoi darmi il tuo bancomat e io lo farò usare in un'altra città, in modo da far sembrare che tu sia stato lì. In questo modo le informazioni non saranno più lineari e otterrai una personalità virtuale, senza connessioni reali. Userai applicazioni come Gorilla Mail, che ti consente di avere una email che scade dopo un'ora e non lascia tracce. Oppure Spoof Card, che ti permetterà di chiamare chiunque facendo apparire sul suo display un numero diverso dal tuo.
È come aprire una società e vivere come fossi una società. Nulla sarà più legato al tuo nome e diventerai un'entità virtuale senza più legami fisici. La tecnologia è fondamentale perché ci sono troppe informazioni in giro che parlano di te. Ad esempio, i cellulari hanno il sistema di controllo GPS e devi stare attento a scegliere la carta prepagata giusta per non essere rintracciato. Mom? Where have you been? Someone's looking for you. What? Un trucco che consiglio per farsi rintracciare solo dai genitori è di comprare una carta prepagata e inserire un falso annuncio di vendita su internet con quel numero di telefono. Quando tua madre cercherà quell'annuncio, troverà anche il tuo numero di telefono e lo saprà solo lei. La tecnologia ha cambiato tutto. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo e questa è la parte più interessante del mio lavoro. Frank è... Beh, è un po' un mistero anche per me. Diciamo che sono una persona alla ricerca del suo ideale di libertà. Ho il mondo a portata di mano e non mi sento legato a nessun posto in particolare. E è tutto sulle mie spalle. Vuoi dare un'occhiata? Hello? I'm in trouble. I'm in deep. Yeah, who's this? My name is Kyle Butler. Uh-huh. This is Frank. 2 years. Tra 2 anni Frank sparirà. Così. Ricordate l'ultimo cartone animato che avete visto? Personaggi, situazioni, trovate. Tutto è quasi sempre perfetto e irresistibile. E sì, perché innovazione, evoluzione, ingegno e tecnologia non si manifestano solo nelle cose serie. E se pensate allora che i cartoni animati siano solo roba da bambini, siete decisamente fuori strada. La storia dell'animazione inizia prima di quella del cinema e le maggiori innovazioni sono state proprio le sue. Anche nei graffiti preistorici, in fondo, c'era una tecnica d'avanguardia che voleva rendere l'animazione della scena. Da allora di strada ne è stata fatta tanta ed oggi per voi a Time Machine l'avventurosa storia dei cartoni animati e degli ingegni che con questi ci hanno fatto sognare. Il fotografo inglese Edward Muybridge nel 1878 realizza la prima ripresa stroboscopica. Con 24 fotocamere riesce a isolare ogni singolo movimento di un cavallo in corsa, definendo le basi dell'animazione a fotogramma singolo. Una lavagna, un gessetto ripresa a passo 1. Nascono così i primi cartoni animati come Funny Faces dell'inglese Stuart Blackton o Fantasmagory del francese Emile Cole. 10 anni dopo, nel 1919, nasce il primo eroe di cartone. È Felix il Gatto, creato da Pat Sullivan. In Italia viene chiamato Mio Mao. L'era di Walt Disney inizia nel 23. Esce Alice's Wonderland, prima contaminazione tra attori e personaggi disegnati. Appena completato, la società di Disney va in bancarotta. Nel 28, sempre da Disney, arriva un'altra grande innovazione, la prima animazione con sonoro sincronizzato. In Steamboat Willie, il neonato Mickey Mouse suona e fischietta. Chi è la più bella del reame? Biancaneve e i sette nani nel 37 è il primo film girato con la macchina da presa multipiano. L'inventa 3 anni prima il creatore di Topolino, Ab Iwerks. Con questa è possibile muovere i personaggi su diversi piani a velocità differenti, dando l'impressione delle 3 dimensioni. La computer grafica appare nel 57 grazie a John Whitney. Mette insieme motori rotanti di vecchie mitragliatori, relè e ruote dentate, creando le prime animazioni meccaniche.
Uno dei primi prodotti è la sigla del film Vertigo di Hitchcock. Tron nasce nell'82, ispirato dal videogioco Pong. Steven Lisberger lo realizza con il software SintaVision, uno dei primi che permettono il tracciamento radiale per la produzione di immagini. John Lasseter inventa il software RenderMan, che consente l'animazione computerizzata in 3D. Lo usa nell'87 per il suo primo lavoro, Le avventure di André e Wall-E. È la nascita della Pixar. La Disney reagisce con chi ha incastrato Roger Rabbit. Carta vincente il Motion Control, un sistema per coordinare tramite computer i movimenti delle macchine da presa con quelli dei cartoni animati. Io non sono cattivo, è che mi disegnano così. Pixar e Disney si uniscono nel 95 per Toy Story, il primo film della storia con animazione 3D realizzato interamente al computer. Oltre 100.000 i fotogrammi animati, ognuno dei quali richiede fino a 15 ore di lavoro. Nel 2001, per la prima volta, in un film recitano non pupazzi o cartoni, ma umani sintetici. È Final Fantasy. 200 persone vi lavorano per 4 anni. Le perdite sono di 124 milioni di dollari. Il film fa fallire la società di produzione. Il 2009 è l'anno di Avatar e della performance capture. Oltre alle normali riprese dei movimenti degli attori, una microcamera coglie le espressioni del volto. Avatar è girato in tre dimensioni con una tecnica inventata dal regista James Cameron. L'animazione può spiegare qualunque cosa la mente umana possa concepire. E la frase spiega tutto dell'animazione, e difatti è di Walt Disney. E noi, come sempre, cerchiamo di indagare il futuro per scoprire se davvero la tecnologia dei cartoni andrà verso l'infinito e oltre. Futuro Magico è l'applicazione per iPad che si usa per animare i cartoni nel 2019. Il tablet gestisce immagini solide in ogni posizione dello spazio, che poi vengono riprese con la stop motion, creando effetti simili ad ologrammi. I sintumani nel 2031 sono ormai gli unici attori dei film. Nessun divo rischia più di girare sul set, visto che lo può fare la sua copia digitale, grazie ai software dell'alter ego. Anche la motion capture ormai è inutile e per avere il proprio doppio sintetico basta una foto. E ora cercate di sognar, solo chi sogna può volar. Come si fa a non finire questa puntata con le parole di Peter Pan? E a proposito di sogni, in attesa che i nostri pronipoti scoprano se le previsioni sono esatte, nel frattempo potrebbero imparare le tecniche di animazione di tutti i tempi. Oggi lo possono fare con i migliori, visto che a dicembre la Disney ha aperto una scuola per piccoli animatori proprio nel suo museo di San Francisco. Per saperne di più e magari scoprire come iscrivervi, venite pure sul sito di Innovation e noi ci rivediamo al prossimo Viaggio nel Tempo. Ormai li utilizziamo per fare qualsiasi cosa: navigare su internet, scattare fotografie o video in HD, giocare. Ma quello che hanno fatto a Stoccolma è davvero incredibile. Hanno utilizzato i cellulari per aprire le stanze d'albergo. La catena di hotel Clarion ha deciso infatti di sostituire le chiavi delle stanze con dei telefoni Android, BlackBerry o iPhone, naturalmente dotati di tecnologia NFC, Near Field Communication, o comunicazione di prossimità. La tecnologia NFC è sicuramente il futuro dei sistemi mobili. Si tratta di una tecnologia wireless a corto raggio che entra in funzione quando il cellulare viene avvicinato a circa 5 cm da un lettore apposito. In questo caso basterà avvicinare il cellulare alla porta della stanza di albergo e questa si aprirà automaticamente. Ma cambiamo decisamente argomento. Oggi le piste da sci sono diventate l'ultima frontiera della sperimentazione tecnologica. Sembrano passati anni luce da quando si andava a sciare con le tutine da sci aderenti, gli sci lunghi e gli ski pass di carta. Oggi gli sciatori utilizzano giacche leggerissime, sci corti e sagomati, e per spostarsi da una pista all'altra usano il GPS. Noi siamo andati in Svizzera per vedere le ultime novità high-tech sulle piste da sci. La tendenza è chiara da almeno 5 anni. La tecnologia sta rivoluzionando il modo di sciare sulle piste di tutto il mondo.
quest'anno Innovation ha scelto di mostrarvi due novità a disposizione di tutti gli sciatori. Cominciamo dagli sci. Si chiamano Tiger Shark, squalo tigre, e apparentemente sono dei normali sci da carving, ma al loro interno nascondono una tecnologia molto innovativa chiamata Power Switch. Sotto il rivestimento, i Tiger Shark hanno due sbarre in fibra di carbonio che attraversano tutto lo sci. Sulla coda c'è uno switcher che può essere regolato su tre posizioni differenti a seconda del tipo di neve presente sulla pista e del tipo di sciata che si vuole tenere. Cruise per le nevi morbide e per sciate rilassate, Dynamic per nevi irregolari e per sciate veloci, Power per piste ghiacciate e sciate aggressive. Quando lo switcher viene azionato, lo sci cambia la sua conformazione grazie al recupero di energia cinetica sviluppata in curva. Tutto avviene in pochi centesimi di secondo e per lo sciatore sarà ogni volta come sciare su un paio di sci differenti. Una vera rivoluzione. L'altra novità di cui vogliamo parlarvi è Ski Europe 2011, l'applicazione per smartphone prodotta da Navionics, che consente di sapere tutto sulla località in cui si sta sciando. Grazie al sistema di geolocalizzazione integrato negli smartphone, con Ski Europe 2011 è sempre possibile sapere in che punto delle piste ci si trova. Con semplici movimenti delle dita è possibile consultare tutte le mappe per non perdersi o per cercare i rifugi e gli hotel più vicini. L'applicazione ha però una funzione ancora più innovativa e divertente. Prima di entrare in pista si può impostare la funzione traccia e in questo modo si possono registrare tutti i dati relativi alla discesa. Tempi di percorrenza, velocità massima e dislivelli altimetrici per ottenere una verifica immediata della nostra performance. Insomma, un vero e proprio ski recorder a portata di dito. Però occhio a non farsi prendere la mano e prudenza, sempre. Domotica e telepresenza sono le parole d'ordine della casa del futuro. Telecom Italia Future Lab ha creato delle nuovissime applicazioni che sono in grado di rivoluzionare il nostro modo di vivere gli appartamenti quando non siamo presenti. Una di queste applicazioni si chiama Rovio ed è un piccolo robot dotato di telecamera, di casse e di microfoni che può essere guidato a distanza semplicemente utilizzando una connessione internet ed uno smartphone. Potete tranquillamente chiamare Rovio mentre siete fuori e sullo schermo del vostro cellulare apparirà in tempo reale la vostra abitazione. Su un braccio è montata una telecamera che può ruotare a 360 gradi, quindi offrendovi una visuale completa. Parlando al cellulare, la vostra voce rimbomberà all'interno dell'appartamento proprio grazie alle casse presenti sul Rovio. Inoltre, Rovio è in grado di evitare gli ostacoli, questo grazie a dei sensori di prossimità. È dotato di fari e quindi vi permette una visuale anche notturna dell'abitazione e nel caso in cui si dovesse scaricare è programmato per tornare da solo alla base e ricaricarsi. Insomma, un sistema di sicurezza davvero molto completo. Adesso però cambiamo argomento e dai robot passiamo a qualche cosa di più tangibile, i tessuti. Noi siamo andati a Milano per conoscere la stilista Micaela Metri, che è riuscita ad innovare la grande tradizione italiana, creando dei tessuti tecnologici ma molto raffinati. Mi raccomando, non perdete la seconda parte di Innovation, perché andremo a visitare un museo che assomiglia molto di più ad un parco divertimenti, con un occhio all'ecosostenibilità. Franco, ma c'è qualcuno in casa? Tutto tranquillo, tutto sotto controllo. Godai Group SRL è un'azienda italiana che ha messo a punto un nuovo tessuto che proviene dalla carta washi, materiale storico giapponese. E questo tessuto in realtà è proprio l'intreccio delle due culture, perché è un tessuto fatto in Italia, assolutamente made in Italy, ma è prodotto con un filato fatto interamente in Giappone. Il problema era riuscire a portare un materiale antico in una nuova vita, che nella nostra idea doveva essere un tessuto di lusso, ecologico e sostenibile.
un materiale che ha una serie di proprietà benefiche, antitraspirante, termoregolatore, anallergico, antibatterico, elimina gli odori e poi tutto anche un concept dietro a supporto delle proprietà che in realtà questo filato ha. Conta 30 tipi di stoffe diverse, che va dall'extra sottile, addirittura il 90% di carta, al cashmere washi, al sete washi, lino washi. C'è un prodotto molto interessante e si tratta della K-mono, un accappatoio ispirato al kimono giapponese, ma all'interno è 100% carta e quindi non soltanto assorbe il 300% rispetto a qualsiasi altro tessuto, ma mentre ci asciughiamo ci massaggia creando uno scrubbing naturale e usciamo fuori con una pelle meravigliosa. Il tessuto Godai Washi Fabric è un tessuto inedito, assolutamente unico e che apre probabilmente una nuova nicchia nell'ambito dei tessuti made in Italy e no. Bentornati a Innovation. Da qualche tempo la parola d'ordine sembra essere riciclo, dalla raccolta differenziata ai gioielli creati utilizzando gli scarti delle industrie, tutto un fiorire di attività che utilizzano i rifiuti. Ma in Inghilterra si sono spinti oltre. Biobag è un'automobile che utilizza come carburante i nostri rifiuti più intimi e personali. Sì, avete capito bene, proprio quelli che vanno via con lo sciacquone. Si tratta di un maggiolino che funziona con il biogas e secondo il suo creatore, Mohamed Sadiq, potrebbe essere l'alternativa più economica ed ecologica alle auto tradizionali. Biobag può arrivare ad una velocità di 183 km orari e può percorrere con un metro cubo di metano 8 km e mezzo. Immaginate che qualsiasi centro di riciclo delle acque reflue delle nostre città potrebbe creare ogni anno una quantità di metano che potrebbe far muovere questa automobile di 150 milioni di chilometri. Insomma, probabilmente il prossimo pieno lo faremo in bagno. Anche questa è Innovation. Rimaniamo nell'ambito dell'ecosostenibilità, ma spostiamoci a Brema, in Germania. Qui sorge Klima Haus, il primo museo al mondo che riproduce i climi di tutta quanta la Terra. In ogni sala del museo è ricostruito un pezzettino di mondo e la sensazione è proprio quella di essere lì. E allora, buon viaggio a tutti! Mi chiamo Al Dunker, sono il direttore del Klima Haus di Brema. Il Klima Haus è una grande attrazione destinata a chi vuole sperimentare i climi di tutto il mondo. Non si tratta di un museo né di un parco di divertimenti. Quello che cerchiamo di fare qui è di svegliare l'interesse dei nostri visitatori sui cambiamenti climatici con una bella dose di divertimento. Abbiamo quattro diverse aree espositive. Quella che vi mostrerò oggi si chiama Il Viaggio, che è proprio un viaggio intorno al mondo seguendo l'ottavo meridiano. Seguitemi. Ora siamo sulle Alpi Svizzere e questo è il primo stop nel nostro viaggio intorno al mondo. Potete vedere le montagne e i ghiacciai, ma anche le mucche al pascolo. E potete anche sentire l'odore dei fiori e delle erbe. Ed è grazie alle erbe e ai fiori che crescono qui che si può produrre del buon formaggio. Migliore è il clima, migliore è il tempo e migliore sarà anche il formaggio prodotto. Ora siamo in Italia e più precisamente in Sardegna. In questa sala siamo piccoli come degli insetti e potete vedere i fili d'erba, ma anche l'inquinamento prodotto dall'uomo. È possibile entrare nella lattina
e con il supporto di un computer provare a modificare il clima della regione. A seconda delle modifiche può diventare più piovosa o asciutta, e questo perché ogni piccolo cambiamento può essere davvero devastante per il clima della Sardegna. Siamo in Antartide ed è molto freddo, siamo a meno 20 gradi. Tutto è coperto da ghiaccio, anche le pareti sono ricoperte di ghiaccio e neve. Ma in questo deserto bianco c'è una stazione scientifica che attraverso dei carotaggi cerca di capire com'era il clima 500.000 anni fa. E attraverso questi studi cerca di prevedere quale sarà il clima della Terra nel futuro. Siamo nel Parco Nazionale del Camerun, in Africa occidentale. Quello che vediamo qui è un fiume in cui è possibile vedere i pesci nuotare. I pesci provengono da quella regione. In questo modo cerchiamo di trasmettere al visitatore le sensazioni e le emozioni che si proverebbero stando all'interno del Parco Nazionale. In questo momento ci sono 33 gradi centigradi e un'umidità dell'85%. Tutto quello che c'è nel Klima House è gestito da una tecnologia molto sofisticata. Ad esempio, l'edificio che ospita il Klima House ha un sistema di controllo dei consumi all'avanguardia. Usiamo solo energia geotermica per riscaldare o raffreddare le sale. In questo modo riusciamo a mantenere costante la temperatura interna senza impattare sull'ambiente. Quello che vediamo qui è Samoa, un'isola nel Pacifico meridionale. La cosa che colpisce tutti quelli che sono stati lì è l'abbondanza. Tutto è verde. Se guardate laggiù potete vedere i pesci nuotare nell'acqua salata attorno alla barriera corallina, una delle zone più sensibili al cambiamento climatico del mondo. L'aspetto peggiore è che i coralli stanno sbiancando a causa dell'innalzamento della temperatura marina. E i coralli non sono più luminosi come quelli che vediamo qui. Tutto questo potrebbe scomparire nell'arco di pochi decenni se l'uomo continuerà a comportarsi come sta facendo oggi. Ovviamente c'è una parte software e hardware capace di gestire tutte le condizioni all'interno delle varie sale. E tutto è stato realizzato direttamente da noi. Per oggi è tutto. Mezz'ora è trascorsa e Innovation ha finito il suo tempo a disposizione. Se volete saperne di più, visitate il nostro sito www.innovation.la7.it. Qui potrete rivedere tutte le nostre puntate e approfondire gli argomenti che vi interessano di più. E non dimenticate di visitare la nostra pagina Facebook. Prima di lasciarci però, non dimenticate di guardare la nostra sigla finale. Quante volte vi sarà capitato di vedere per strada una donna, un uomo bellissimi e di desiderare di conoscerli? Bene, un regista canadese ha realizzato un cortometraggio di animazione digitale proprio partendo da questa situazione. Un caro saluto a tutti e che la tecnologia sia sempre con voi. Che cosa accadrebbe se vedessi una bellissima donna al di là della strada? Vedi questa persona dall'altra parte della strada e provi una forte attrazione, ma ci sono così tanti ostacoli. Ho preso quei pochi secondi e li ho stirati in un film di 3 minuti. È una fantasia iperreale che diventa un momento molto forte, molto visivo. Forse loro attraverseranno la strada, forse alla fine si incontreranno. Ma è un finale aperto all'interpretazione personale. Forse la prossima volta che accadrà a te deciderai di attraversare la strada. L'intero mondo è costruito digitalmente con foto che ho scattato a Parigi, a Toronto,
Quindi ci sono queste foto di elementi reali sulle quali abbiamo aggiunto animazioni in 3D per il vetro, le auto, gli alberi, le foglie. Ogni singola cosa che si vede nello schermo è stata creata e ha richiesto un'enorme quantità di pazienza. È un film di genere, ambientato negli anni 40 o 50, ma con un'estetica moderna. Quando abbiamo messo il film online, abbiamo avuto migliaia di commenti. Uno dei più interessanti diceva: ho pensato a questo ogni giorno della mia vita. Sono felice che qualcuno ci abbia fatto un film. Penso che ognuno abbia la propria personale versione. Ma era proprio questo che volevo.